Ciao amiche mie, Vlogust è terminato. Ma non volevo lasciarvi senza prima dirvi queste cose. È stato un mese intenso, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Ci siete state sempre, quando Shanti faceva i capricci o quando ci faceva morire dal ridere. Avete visto la nostra quotidianità. It feels so right to love you like this. There's so much I wanna say. But the minutes are moving oh so fast. And the days are slipping away. And time is our only enemy. Le prese in giro di Christian, che sono una costante per me. Il nostro legame. Ci avete definito come Sandra e Raimondo. E non vi nascondo che mi sono commossa. Ci avete visto all'opera come due piccole formiche che preparano la legna per l'inverno. Conoscete a memoria la mia cucina, perché sono sempre tra i fornelli. Un sacco di spesa e ancora le idee che mi frullano in testa per il nostro matrimonio concretizzarsi. I vostri commenti sono stati il mio pane quotidiano, anche quando ho avuto paura di morire. Perché sì, agosto è stato un mese che mi ha fatto capire che un terremoto può toglierti tutto. In un secondo non c'è più niente. E il fatto che non siamo rimasti vittime è solo un gioco del destino. Niente ci salva, nessuno ci ama. Siamo persone che vivono in questa terra meravigliosa quanto spaventosa. Ho capito che non bisogna vivere giorno per giorno, ma secondo per secondo. Facendo progetti, certo, anche a lungo termine, ma essendo sempre grati per essere qui. Amiamoci tra di noi e non speriamo in chissà quali divinità. Godiamoci la vita, è l'unica cosa che abbiamo. È stato un piacere immenso stare con voi ogni giorno. E non vi nego che ho passato un'infinità di ore al computer per pubblicare vlog in tempo, ma sapevo che ne valeva la pena. Vi adoro tutte e tutti. Grazie di cuore, da me, Cri e Shanti. Ah, e non sparirò, quindi, rimanete connesse. Ciao!